ricordare nel derby di Coppa Italia dell'84. Chi segna il derby, tu lo sai che rimane per sempre nella storia del calcio. No, stai vedendo, hai notato in questi anni qualcosa? Sicuramente è stata molto importante, però non pensavo che stia segnando una piccola cosa. Ma noi non ci vediamo. I tifosi della Roma non si scordano di niente. I tifosi della Roma, no, ti voglio sempre un po'. Grazie. Ti premierà un tifoso non della Lazio, non della Juve, ma della Pistoiese, ma lui è un grande attore toscano, Ennio Drovandi. Ennio Drovandi, dov'è? Eccolo, sta arrivando lui. Piano piano, Ennio, benvenuto, ciao. Vieni vicino a me, attento. Ennio Drovandi, è inutile elencare la sua carriera, però ovviamente sei molto vicino ai colori arancioni della pizzeria. Pistoia, quindi. Non c'entra niente questo. La pizzeria ce l'ha già in Serie C, ma insomma già, per noi già va bene. E anche il padrino di questa squadra. Come va? Sì, grazie, Roma. Però porto un po' di pistoiese, un po' di Lega Pro in un posto, insomma, dove c'è una partita domenica della Serie A, cioè, noi siamo piccolini. Incidenti, tra l'altro c'è un grande colume tra la pistoiese e dall'altro da Roma, che ha fornito vari giocatori anche adesso, che sono, uno adesso si chiama Ricci, ed è una grande promessa, insomma, speriamo. Federico dice, se gioca con l'acqua a Pistoia, bisogna prima che ci sia Pistoiese Roma, ce la lasciamo stare, insomma, come hanno detto. Senti, per tanto teatro sta preparando qualcosa? Sì, allora a febbraio, questa è la città di loro, a febbraio sarò al Teatro Olimpico con il Museo dei Promessi Sport, facciamo anche qua. L'importante è questa bella manifestazione, è straordinaria. Io sono un tifoso particolare perché tipo per gli arbitri, quindi è chiaramente se cammino l'arbitro. Sì, io l'ho fatto per tanti anni, continuo a farlo per divertimento e insomma vivo lo sport, quindi io sono per quella categoria, quindi chiaramente avrei a discutere con tutti delle cose del pallo, armala dentro, fuori, guida, se avete a parlare tutto, però voglio dire una cosa, lo dico a tutti, così è bene che lo sappiate bene. Io domenica sono stato, perché mi ospita sia la Roma che la Lazio, tante volte mi ospitano partite, domenica sono stato a vedere Lazio Sampdoria. E vi dico a tutti voi tifosi, che voi parlate tanto, tutti, compresi i giornalisti che sono qua, a un certo punto c'è stato un fuorigioco dalla parte della tribuna, dalla parte sinistra. Il pallone era dentro, fuorigioco, l'arbitro alza la mano, ovviamente di posizione seconda, fuorigioco, il giocatore Lazio prende e passa la palla a uno che è dentro l'area. Chiaramente l'arbitro rimane sconvolto, fischia e dice no, farebbe riprenderlo. Lo rifà per la seconda volta, l'assistente alza la bandiera e lo ridice. La gente torna a me e dice no, ma che... E la spedizione Maia fa questo. E ho risposto, è da regolamento. Se nemmeno in Serie A si conoscono le regole, figuriamoci come si fa a parlare con i giornalisti e con i tifosi. Date retta a quello che vi ho detto. In Serie A le regole del calcio non le conoscono. E se lo dice anni tra anni ci possiamo introdurre. Dobbiamo essere fuori da palla, lasciamo sempre dentro. Consegniamo la targa. Antonio Di Carlo, complimenti.